che cosa vogliamo dedicare a tutte queste fan, a queste famiglie che vi seguono adesso? Guarda, abbiamo fatto quella piccola canzone noi che si chiama sì. Anima Mia e ci ha portato tanta fortuna perché l'hanno eseguita tantissimi cantanti in tutto il mondo. Pensa che ha raggiunto i 50 milioni di copie vendute tra tutti i cantanti, ma cantanti da livello internazionale. Si era sparsa la voce nel 73 quando noi eravamo ai primi posti nella Hit Parade che chiunque cantava Anima Mia, tutti i cantanti che erano un po' in declino tornavano ai primi posti nella Hit Parade. Infatti. E cominciano ad arrivare delle telefonate. Pensa, la prima telefonata ci giunse dalla Francia nel 74 e Dalida, una delle più grandi cantanti francese, la volle cantare nella sua lingua, firmammo lei la liberatoria e nel 74 ai primi posti nella classifica in Francia c'era appunto Dalida. Com'era questa cosa di Dalida? Me la mandi? Perché se no uno non ci crede. La vogliamo sentire? Eccola. Pensa, Paola. Adesso, subito l'anno seguente, ci chiamarono dall'America. Un grande cantante americano la volle cantare nella sua lingua, in inglese. E nel 75, pensate, quinto negli Stati Uniti d'America, c'era incredibilmente lui. When pictures of my life were flashed before me. È proprio lui, Mr. Frank Sinatra. And echoes of our love came laughing by. Andiamo negli anni Ottanta, Paola, perché se andiamo negli anni Ottanta cerchiamo, se no non finiamo più. Negli anni Ottanta un grande gruppo svedese aveva deciso di andare ai primi posti in Australia. Loro. L'incredibile voce di Frida, loro sono gli ABBA. Anzica, questa è svedese, eh? Mica micio dopo, svedese, incredibile. Poi, sempre negli anni Ottanta, anticiparono la musica salsa, quella che ballavano il gruppo di prima, bravissimi, la salsa era ancora di più, primi in Sud America. Andiamo negli anni Ottanta. Passiamo negli anni 90, non ha bisogno di presentazioni, questo è un cugino di città, primo in Italia, lui! Avrei solo tanto voglia di sapere. E lui, Claudio Baglioni! Questo era il 97, sono passati 21 anni e voi pensate che era finita lì? No! Un giovane cantante italiano nel 2006, amato da milioni di ragazzine, incide in spagnolo. E indovinate, terzo in Spagna, lui! Un grande applauso, Paolo Meneguzzi! Ancora oggi sia Paolo che Claudio, ogni volta che ci vediamo brindiamo e ci divertiamo molto perché ci hanno onorato di aver cantato questa nostra canzone. Ecco perché adesso la vogliamo cantare con una proposizione alla quale la diciamo da 40 anni. Tiziano, no, mi sento 48 anni che la diciamo questa cosa. Questa cosa è importante perché sì, nell'ascoltare questa nostra piccola canzone possiate ricevere tutto l'amore che volete, possiate fare un bel 6 all'Enalotto, oppure vedo tante facce dei disgraziati che vorrebbero più soldi che l'amore, noi vogliamo di più. Senza questo di più, ricordatevi, non si possono godere né l'amore, per esempio con Paola Delli Colli, e né i soldi, per esempio con l'editore di Gold TV. Perciò nell'ascoltare questa nostra canzone possiate sempre godere ottima salute in seno a tutte le vostre famiglie.